Il nostro pensiero innanzitutto va alla libertà di scelta, che diciamo, il denominatore comune di tutte le persone che sono qui in questa piazza, che hanno a cuore fondamentalmente la salute dei loro bambini e che la vedono minacciata da questa legge ingiusta, incostituzionale, che mette addirittura in discussione il diritto all'istruzione e all'accoglienza negli asili. Ed è diciamo, precursore di un sistema che tenderà sempre di più ad emarginare coloro che fanno questa scelta, sia le famiglie che i bambini. Quindi la libertà di scelta vista come motore anche di una convivenza democratica, di una contemporazione di diritti che vanno appunto in questo caso dall'istruzione alla salute. Ecco, quindi un discorso di libertà nella consapevolezza e nella responsabilità. Tutte le famiglie che sono qui sono famiglie informate, che hanno approfondito la questione, non sono qui per dire un no senza motivazioni. Sono famiglie, molte delle famiglie che sono qua purtroppo portano i segni del danno da vaccino, quindi hanno un'esperienza diretta e che non hanno purtroppo trovato ascolto, non hanno trovato un trattamento adeguato sempre da quel mondo sanitario che vuole imporre loro le vaccinazioni. Quindi potete capire che è un mondo variegato, un mondo che porta accanto alla questione vaccinale tutto un sistema che non funziona e che quindi deve essere rivisto, deve essere non lasciato ad una legge come questa che tende a massificare tutto, che tende a dare a tutti lo stesso tipo di trattamento, quindi non va bene. Non è una questione di mancanza di responsabilità, come viene detto, di genitori che magari hanno fatto determinate scelte, ma al contrario di una presa di coscienza di quello che potrebbe succedere per quanto riguarda la salute dei figli. Certo, ma non è nemmeno una previsione così teorica. Ci sono purtroppo davanti gli esempi pratici, ma non da oggi, c'erano anche ieri. Quando invece si vuole minimizzare tutto questo, si vuole addirittura, come si è fatto, e lo sapete tutti, insomma, quello che è successo in questi mesi, si vogliono negare le evidenze anche attraverso una campagna diffamatoria verso quei medici che hanno trattato questo argomento in maniera diversa, che l'hanno affrontato, perché medici come Gava, come Dario Miedico, di par suo, come Paolo Rossaro, sono medici che hanno visto moltissimi danni da vaccino, che li hanno trattati e li hanno, come posso dire, studiati in qualche modo e hanno ricavato da queste esperienze una loro conoscenza approfondita. Andare a radiare questi medici come medici che non sono conformi a dettami, diciamo, di una categoria, poi cerchiamo di capire quali sono questi dettami. Ecco, mi sembra buttare alle ortiche, tra l'altro, un'esperienza molto importante e molto rilevante che invece dovrebbe essere utilizzata per capire di più di questo fenomeno. Ora, questo è un segno chiaro che non si vuole capire di più di questo fenomeno, non si vuole approfondirlo e allora anche questo genera sospetto, genera una grande diffidenza verso un mondo come quello sanitario che sembra essere vittima di un qualcosa che non è l'attenzione verso il cittadino, ma l'attenzione verso qualcos'altro.